Possiamo dire, carissimi, che Dio in principio ha creato il silenzio, poi ha creato la parola, il silenzio, un silenzio gravido di senso, un silenzio sofferto, un silenzio orante. Un silenzio di compostezza, di dignità, perché attorno a Francesca un grande silenzio. Io devo parlare, io ho fatto fatica a mettere delle parole scritte, ho fatto fatica veramente, perché questa morte di Francesca next.
Signore della morte, Signore della vita, e della vita bella, vissuta bene, e con gioia, con speranza, con fiducia. E qui il martirio di Francesca, martire, sangue vergine, sparso innocentemente sui rifiuti di una piccola montagna insanguinata. Scandalo, orrore, vergogna. La piccola Francesca, quando dico piccola, dico piccola nel senso fisico della parola, i piccoli di Gesù sono i grandi di cuore, i grandi di mente, i grandi di anima, gli umili, i semplici, i piccoli. Piccolo è stato Gesù, piccola è stata Maria, questo senso qui. La piccola Francesca è sconsacrata, agnello immacolato e senza macchia, come Cristo. Quando si scandalizzano i piccoli di Gesù, ci sono parole di fuoco. Guai agli uomini perversi, sanguinari, intrisi nel mistero dell'iniquità. Era meglio che non fossero mai nati. Guarda noi, guarda.
quelle buone di casa nostra che ci frequentano, che frequentano le nostre sacrestie, le nostre chiese, forse siamo un po' più lontani fronte ad altre persone, specialmente i giovani, che sono come pecorelle sbandite, non in senso che sono perdute, nel senso che sono smarrimenti profondi. Lo smarrimento abitava nel fondo dell'essere umano di Francesca, nel suo divenire, nel suo riscatto. Dovevamo cercarla. Sognava
certamente questo, questa figura non soltanto questo. Certo. Io per primo chiedo perdono a Francesca, perché non l'ho cercato dove doveva essere cercato. Chiedo perdono sul serio. Chiedo perdono innanzi a voi. Siamo dei visi separati, ci deve essere una solida, coesa, anche la fede, la Chiesa, tante Chiese, d'accordo, ma una Chiesa, la Chiesa di Cristo, la Chiesa della verità, della paura, della giustizia, della pace, la Chiesa che ci affraterna, ci avvicina, ci incontra, ci cerca. Dicevo all'inizio così parole un po' sparse, un po' di là. La giustizia a Dio, la vergogna a noi, fratelli carissimi, a noi cristiani, la vergogna a noi. Ecco perché il Vangelo, gli scandali è un Vangelo forte, possente. Noi come i bambini, nel senso di innocenza e di fragilità, allo stesso tempo, fragilità, bambini fragili, deboli, indipendente, dipendente, non è autonomo, si lascia andare, si lascia prendere, si lascia conquistare. Abbiamo qualche cosa di cui pentirci. E forse qui proprio sulla tomba di questa cara figliuola, questa amabile figliuola, la nostra città e le nostre chiese veramente giurino dinanzi a Dio di essere chiese e città coese per il regno del Signore, perché c'è bisogno di cercare le persone che soffrono. Però c'è anche bisogno di confidarci, di aprirci, abbiamo bisogno anche di fare dialogo, di confrontarci. Sì, ieri sera abbiamo fatto una certa fiaccolata, pochissima, è stata improvvisata da queste ragazze, davvero, con molto piacere, no? Però anche noi eravamo un po' così, un po' là, eccetera. Abbiamo bisogno di essere uniti, fratelli, in questa città, uniti. Nei valori grandi e immortali, uniti, non divisi. È in nome di Francesca che sto parlando. È una vittima pura della società. È una vittima. È martire. Che ci interroga. Ma Francesca non c'è più. Mano l'ha svegliata, si è portato lontano, lontano nel suo regno